siamo insieme qui perché c'è il reddito energetico. Sì, è una misura che hai voluto tu, hai stanziato 200 milioni, noi l'abbiamo fatta anche in Puglia come Movimento 5 Stelle quando ero consigliere regionale e già in Puglia abbiamo installato 500 impianti, è una misura intelligente perché le famiglie risparmiano sulle bollette ma poi l'energia che non viene utilizzata ritorna allo Stato che può fare nuovi impianti. E la misura è completamente gratuita sia per voi perché non avete pagato nulla, lo potete confermare, sì. Voi risparmierete intorno alle 700-800 euro l'anno di elettricità, che non è male, per 30 anni è un bel risparmio. C'è stato un bando regionale qui con la Regione Puglia, grazie all'attività vostra del Movimento 5 Stelle, quando tu eri consigliere regionale, sono partiti dei bandi, le singole famiglie hanno risposto, qui c'è una famiglia che ha risposto al bando, quindi c'è stata l'installazione di questo impianto con i fondi della regione stanziati, però non è un contributo così che si perde finanziario, perché no. C'è il risparmio per la famiglia ovviamente con l'impianto fotovoltaico e quella che andremo a visitare è una casa completamente green, che sì. Non utilizza addirittura il gas ma solo l'elettrico. No, giusto? Tutto fatto col sole, anche l'acqua calda. Anche l'acqua calda, completamente green, stupenda questa realtà. E nello stesso tempo però non ci perde pure la regione, perché questo investimento iniziale come lo recupera? Praticamente la famiglia non utilizzerà sempre l'energia perché magari va al mare, farà delle vacanze, andrà a lavorare, quindi l'energia che l'impianto produce in più se la vende la Regione Puglia, con quei soldi riuscirà a fare nuovi impianti e a ripagarsi dell'investimento, perché un impianto fotovoltaico più o meno in 30 anni riesce a far ritornare a ben 7 volte il suo costo. Quindi è l'energia più economica che oggi esiste. Reddito energetico, fonti rinnovabili, quindi efficientamento energetico, si produce tutto da fonti rinnovabili, non c'è inquinamento e se si costruiscono questi meccanismi, anche finanziariamente diventa tutto sostenibile, anzi anche conveniente per famiglie e anche per il pubblico. Il pubblico, sì, ma anche grazie a te che hai stanziato 200 milioni, è stata l'ultima tua misura del governo Conte 2.